nostro viaggio nella Maremma rupestre prosegue con il borgo di Sorano. Le prime documentazioni storiche attinenti a Sorano risalgono al III secolo a.C., periodo in cui inizia la conquista romana di questa parte d'Etruria. Per ciò che concerne le epoche anteriori, non si hanno notizie precise. Anche se i ritrovamenti villanoviani, avvenuti nelle città limitrofe, lasciano pochi dubbi. Il nome stesso di Sorano sembra aver avuto origine durante la conquista romana, ma il suo ingresso definitivo nelle pagine della storia ufficiale arriva solo molti secoli più tardi, quando il 9 ottobre dell'anno 862 l'imperatore Ludovico II sancisce la costituzione del feudo aldobrandesco. Il borgo acquista sempre maggiore importanza, tanto da diventare per un certo periodo l'artefice non solo della storia locale, ma anche di una parte considerevole dell'Italia centrale. Dall'862 al 1312 la contea soranese seguì le sorti della famiglia Aldobrandeschi e nel 1313 passò per matrimonio alla nobile casata romana degli Orsini. Durante il loro dominio, gli Orsini consolidarono la rocca, facendone un potente mezzo di difesa, nonché un mirabile esempio di architettura militare. A causa della posizione strategica che occupava, infatti, Sorano divenne ben presto l'estremo baluardo difensivo degli Orsini, svolgendo un ruolo importante nelle lotte contro le altre potenze territoriali. La sua fortezza fu più volte attaccata e fu tale la sua importanza che Cosimo I de' Medici la definì lo zolfanello delle guerre in Italia. La famiglia degli Orsini, dilaniata da lunghe guerre, cessò di dominare su questa contea nel 1604 e Sorano passò di fatto sotto la giurisdizione dapprima dei Medici e quindi nel 1737 sotto quella dei Lorena, granduchi di Toscana. La famiglia va tutta rovina, la balanza con il suo sedere, la giustizia. Persa la sua importanza militare, il borgo di Sorano rimase come addormentato nel tempo. Ed oggi si presenta ai visitatori con tutto il fascino che i lunghi secoli di storia gli hanno conferito. Il complesso urbano di Sorano può essere diviso in due parti, strutturalmente indipendenti, ma nello stesso tempo unite tra loro. Esse sono la fortezza e il borgo.
La Fortezza. Il complesso monumentale della Fortezza Orsini è formato dall'unione di un primo castello aldobrandesco, databile al secolo XI, al quale nel 1552 gli Orsini ne aggiunsero un secondo, atto a proteggere meglio l'ingresso dalle dilaganti e moderne armi da fuoco. Nel suo insieme, la Fortezza di Sorano detiene il vanto di essere uno dei pochi castelli italiani a non essere mai stati espugnati da alcun esercito. L'accesso al complesso fortificato è protetto dalla fortezza cinquecentesca. Essa è formata da un mastio centrale collegato mediante due muraglioni ad altrettanti bastioni angolari, detti di San Marco e di San Pietro. L'opera, fatta costruire tra il 1542 ed il 1552 dal feroce conte Niccolò IV Orsini, è un perfetto esempio di ingegneria militare, ed il suo costruttore, tale Anton Maria Lari, decise di utilizzare al meglio la rupe tufacea sulla quale sorge Sorano. Egli infatti fece scavare una serie di corridoi ipogei attraverso i quali i soldati si potevano muovere indisturbati e nello stesso tempo fece innalzare potenti muraglioni esterni muniti di ferritoie, garitte ed altane ancora ben visibili. Il complesso era dotato di canali e cisterne per la raccolta di acqua piovana ed infine di ben due mulini a vento, di cui uno per il grano e l'altro per il salnitro, elemento base per produrre direttamente la polvere da sparo. Oggi, dopo un lungo e paziente restauro, la fortezza rinascimentale è tornata a mostrare tutto il suo splendore. E durante la visita, rigorosamente guidata, è possibile percorrere anche quei camminamenti sotterranei che costituiscono la particolarità di questo castello. Sì, ti posso già dire a che cosa serviva. Oltrepassata la porta del mastio, sormontata dallo stemma della famiglia Orsini, si accede alla piazza d'armi, sulla quale si aprono gli ingressi ai bastioni, i locali delle antiche botteghe artigiane ed i camminamenti sopraelevati da dove i soldati controllavano le strade di accesso. Oltrepassata la porta di accesso, si entra su piazza Cairoli, la quale è delimitata da edifici medioevali recentemente ristrutturati. Qui si apre l'ingresso al museo medioevale che, come ricordano alcune iscrizioni sugli architravi, è stato allestito nei locali che furono l'abitazione e lo studio del famoso conte Niccolò IV Orsini. La scalinata che inizia in piazza Cairoli collega la fortezza al sottostante borgo medievale che, scendendo, appare progressivamente in tutto il suo fascino. Scusa, ma sarò? Thank you.
oltrepassato l'Arco dei Ferrini, si accede al centro storico, dove le anguste strade, i ripidi vicoli e le case costruite in blocchi di tufo scandiscono tutta l'area urbana. Il borgo è dominato dalla mole del Masso Leopoldino, massiccio di roccia naturale, le cui pareti furono in gran parte smussate e levigate a mano in età lorenese, mentre la sommità fu spianata a terrazza dalla forma irregolare. Sul lato più vicino alla chiesa di San Nicola fu infine eretta la singolare torre dell'orologio che ancora oggi scandisce il tempo del borgo. La chiesa di San Nicola è un edificio trecentesco che è stato più volte modificato nel tempo, tanto da perdere completamente le linee originali. L'interno, a croce latina irregolare, conserva alcune interessanti opere d'arte, ma soprattutto conserva l'abito di Papa Giovanni Paolo II donato dal Cardinal Comastri a Sorano, sua città natale. Di fronte alla chiesa si apre il Palazzo Comitale, prima abitazione dei Conti Orsini a Sorano. Si possono notare il portale a bugne quadrate, le varie iscrizioni inneggianti agli Orsini e, all'interno, il loggiato con colonne romaniche ed altri particolari coevi. Proseguendo per via Santa Monaca, si accede alla parte più antica del borgo, dove, se non fosse per le poche opere moderne, l'atmosfera che si respira è veramente la stessa dei secoli scorsi. Nell'estremo lembo dello sperone tufaceo di Sorano si erge un particolare quanto semplice edificio, detto il cortilone. Venne fatto costruire dagli Orsini per conservare il grano nel punto meno accessibile ai nemici. Oggi, dopo un lungo lavoro di restauro, è utilizzato per le esposizioni d'arte. Thank you.
Proseguendo si raggiunge il quartiere del ghetto, segno tangibile che anche Sorano, come Pitigliano e gli altri borghi del territorio, in passato ha ospitato un'importante comunità ebraica. La porta di accesso al ghetto, eretta durante il periodo delle persecuzioni medicee, immette in una via che ne percorre tutta la lunghezza e consente l'accesso alle antiche case nelle quali gli ebrei sono stati costretti a vivere per molto tempo. Alla fortezza sulla rupe a strapiombo sull'Ente, si possono notare numerose finestre scavate in un luogo apparentemente irraggiungibile. Si tratta di colombari, un tempo usati probabilmente per l'allevamento dei piccioni a scopo alimentare. La necropoli di San Rocco è situata lungo il costone tufaceo di fronte a Sorano, sull'altro versante della Valle dell'Ente. Le tombe etrusche, soprattutto a camera, sono state scavate nelle pareti verticali dei terrazzamenti tufacei, ma una cosa molto singolare è il loro riutilizzo nei diversi periodi storici. Sembra infatti che numerose camere siano state riusate a partire dal Medioevo e trasformate in abitazioni umane. In particolare, molto interessante è una grotta che venne trasformata in un vero e proprio laboratorio ceramico con vasca di depurazione dell'argilla, locali di lavorazione dei pezzi e forno di cottura. L'area archeologica deve il nome alla chiesina di San Rocco che, recentemente restaurata dopo secoli di abbandono, conserva al suo interno un affresco databile fine 600, inizi 700. Dietro la chiesa di San Rocco prende origine l'omonima via cava che, con un tortuoso incedere, conduce fino alla Valle dell'Ente. Le sue pareti, ricche di una interessante simbologia etrusca e medioevale, fanno da cornice ad uno scenario naturalistico molto importante.